Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, che vi sgrillettate la passerina quando guardate i miei video. Sgrillette, sgrillette, sgrillette. Che la rotella del mouse può accompagnare solo. Siamo qui oggi perché vi devo parlare del sex toy, dei giocattolini erotici, di quelle belle fighe di legno. State calmi, non prendete già la carta igienica, perché ancora dobbiamo fare un lungo discorso. Calma, calma, che non siamo su Gizzo Online. Di cosa parleremo oggi? Beh, adesso voi lo sapete che vanno di moda i robot, gli automi, i cyborg, i Terminator. E proprio per questo oggi ho fatto un video, perché tra molto, 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 molto tempo, ovviamente, usciranno i sex robot, capito? I sex robot! Ma andiamo a vedere la notizia, vedete? Questi qua! Questi qua! Una bella figa pecorina fatta tutta di lamiera di lattina! Tu! Bestie! Allora, sentite l'articolo che dice: a breve cadrà anche un altro tabù, quello dei sex robot. Fino ad oggi tali dispositivi come le Real Doll si limitavano a una funzione passiva, non essendo in grado di muoversi o di fare altro. Voi lo sapete cosa sono le Real Doll, no? Sono quelle belle bambolone costruite in silicone, tutte belle paffutelle, precise, con le tette morbide, proprio con il silicone che simula la pelle, i capelli, gli occhi. C'è un sito, realdoll.com, mi pare che si chiami così, che voi potete montarvi la vostra manzotin, praticamente. Potete scegliere il colore dei capelli, la misura delle tette, la faccia, il colore della pelle, tutto, il tipo di vagina addirittura. Potete decidere anche se la figa la volete più stretta, più larga, con le labbra fuori, con le labbra dentro, a forma di pellicano. Potete fare di tutto, praticamente, a vostra scelta. Un po' come andare da McDonald's, no? Mi dia un McNuggie e poi un pollo con patatine, capito? Quelle robe lì. Però, capito, queste qua sono bambolotti morti. Sono come avere un cadavere in casa, perché è vero che la puoi scopare come vuoi, ed è anche magari anche molto molto agibile. Infatti c'è il silicone che simula la pelle, però sono dei cadaveri, capito? Poi, insomma, adesso parliamoci chiaro, uno che si compra la Real Doll deve avere dei seri problemi mentali, perché adesso voi immaginate, non so, un 20-30 kg di bambolotta alta 1,60 m, 1,70 m, che voi la dovete tenere a casa. Cioè, ok, quando la usate la mettete nel letto, ma poi che cazzo fate? La fate sedere sulla sedia, rimane lì immobile, cioè tipo uno zombie. Ma che cazzo è? Vabbè, comunque, a parte questo, il succo del discorso qual è? Che queste bambole non si muovono, non parlano, non sono calde come una vera donna, capito? Quindi fa schifo. Invece adesso stanno per uscire i sex robot. Ma andiamo avanti. Ma con l'evolversi della tecnologia robotica low cost e dei materiali, oggi l'uomo è in grado di costruire automi sempre più simili a quelli dei film. In pratica usciranno i robot per scopaggio. I robot dello scopaggio, tipo, voi lo accendete e questa vi fa: bimbo minchia con il micro pene, infilami il tuo pisellino nell'orifizio anale USB. E il bimbo minchia lì: ah, non ci riesco, ho il pisellino troppo piccolo, gna 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 gna. E il robot che dice: vai a fare in culo, bimbo minchia ritardato, pisellino micro pene. Mamma mia, che ridere, cazzo, immaginatevi la scena. Comunque andiamo avanti. L'azienda californiana Abyss Creation sta unendo le tecnologie robotiche moderne e semplici IA, l'intelligenza artificiale ovviamente, per elaborare degli automi che sono in grado di interagire e parlare con il possessore. Quindi voi cosa dite alla bambolotta? Gli dite: oggi voglio scopare, mettiti a pecora. E lei: ho mal di testa. Puh, chi t'ha murt? Dopo che spendi $15,000 ha mal di testa. Trattandosi di sex robot, sono anche dotati di fedeli riproduzioni degli organi genitali, riscaldati per simulare la temperatura corporea. Capito? Questo è un bel oggettino, ragazzi, bei bambocci. Qual è il problema? Ovviamente che sono sempre dei robot, non vi possono amare, ma soprattutto il tutto costa $15,000. Ma al di là del prezzo, che cazzo vi comprate un robot?
un robot che non può amare, ma che cazzo di senso ha scoparsi un pezzo di plastica? Io non li capisco. Allora, al momento i primi esemplari sono in grado di pronunciare poche parole ed eseguire movimenti. Ma vi rendete conto? Cioè, questi possono anche parlare ed eseguire movimenti. Praticamente come funziona? Ma con l'avanzare della tecnologia e dei materiali sarà possibile integrare sensori tattili in modo da far provare piacere agli automi, capito? Voi li toccate, l'automa fa: oh mio Dio! Oh mio Dio! Così come le ricerche nell'intelligenza artificiale potranno rendere le conversazioni sempre più interessanti. Quindi dal mettiti a pecorina a sì padrone, potrete fare dei discorsi filosofici sul matrimonio, sulla convivenza, capito? Ma come cazzo siete messi? Ma scopatevi una bella figa, che cazzo è tutta un'altra cosa! Date retta a me, date retta! Ah! Mi scopate una bella figona, padabom, 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 bom, bom. Vedrete quella lì, vedrete quella lì. Altro che il robot e i sensori tattili, la figa di legno, la figa metallica, il culo con l'USB. Ma vai a cagare, va. Ma andate a cagare voi e queste stronzate. La figa bisogna godersela in real life. Ci vuole la bella figa calda, capito bambocci? Bambocci, capito bambocci? Oh, ma immaginatevi una mamma, no, che entra in camera di suo figlio e lo vede lì con il robot sessuale. Ma Pandolfo, cosa stai combinando? E il bimbo minchia: niente, niente mamma, stavo giocando una coppa single player con i cheat, con un pezzo di metallo. La sfigheria può accompagnare solo, veramente, la sfigheria accompagna. Io penso piuttosto che bisogna trovarsi una donna, cari bambocci, una di quelle vere, perché vi dirò una notizia in esclusiva. Le donne e la figa esistono! La figa esiste! Non è un miraggio, non la trovate su World of Warcraft sotto forma di elfa con le tettone, non nei manga! No, no, la trovate anche nella vita reale ed è molto più gustosa di un cartone. Fidatevi di me, datemi retta. Sono cose, secondo me, inutili queste, perché quello che ti può dare una donna non te lo darà mai nessuno. Un pezzo di metallo, figuratevi, cosa vi può dare un pezzo di metallo che vi dice sfondami la fica? Un cazzo vi può dare, un cazzo! Quindi invece di risparmiare i soldini della nonna che vi dai 20 euro, ti vado a comprare un giornaletto porn. Beh, invece di comprarvi il pezzo di metallo, metteteli via per offrire una cena a una di queste vagine fiammeggianti. Vedrete poi che zumba zumba che vi fate. Ovviamente bisogna mettere una parentesi: sempre che voi siate in grado di soddisfare questa donna. Ovviamente bisogna mettere i paletti davanti, come diceva Vlad il vampiro. Bisogna mettere dei paletti. Silenzio! Chiudere i boccaporti. Sto facendo un discorso serio. Quindi, come modestamente so fare io, bisogna anche soddisfarla bene una donna. Altrimenti cosa la cercate a fare? Cosa la cercate a fare? Piuttosto vi fate una sega, no? Quindi, per chiudere, io vi consiglio veramente di buttarvi sulle donne vere! Vere, non i pezzi di metallo. Altrimenti, beh, vi conviene rimanere veramente sui pezzi di metallo o addirittura le seghe, che sono molto più economiche, perché una sega vi costa praticamente un fazzoletto Scottex. Una di queste qui vi costa $15,000 all'anima e l'immortacci tua e di chi ti stramurta, ovviamente. Quindi direi che la scelta può accompagnare solo. Che dirvi di altro? Che cos'altro devo dirvi? Mi raccomando, continuate a farvi le seghe, non spendete soldi in pezzi di metallo. Quindi, per concludere il discorso, usate il cervello, trovatevi una donna, perché una donna è sempre, sempre, sempre meglio di un pezzo di metallo. Ve lo garantisco io, che sono modestamente un trapanatore professionista, quindi fidatevi di me, fidatevi. Bene, che altro dirvi? Ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline umane, non robotiche, e ci ribecchiamo al prossimo video.